Eccoci, torniamo in diretta 11:54, ancora buongiorno, benvenuti. Radio Renove presenta questa mattinata del Pungiglione in diretta fino alle 13 per questo venerdì 27 marzo. Io sono contenta perché lo ritrovo dopo una vita. Ci siamo conosciuti che io ero veramente una bambina, lui altrettanto bimbo, nel senso giovinotto, e sono contenta di vederlo oggi. Saranno passati credo almeno 14 anni, 13 forse. Luigi Cava, buongiorno. Buongiorno. Qualcosa di più? Sì. Parliamo quando eri assessore al comune di San Benedetto del Tronto? 2001. 97 in consiglio comunale. Ecco. Sì, vabbè, sono passati un po' di anni. Io ho iniziato che ero una minorenne, quindi figuriamoci. Sì. Mamma mia, che bello! E vabbè, insomma, poi le altre cose magari ce le diciamo a microfoni spenti. Allora, Luigi Cava, io questa mattina invece lo ritrovo, ospite qui dalle mie parti a R9, lo ritrovo cambiato, con un percorso politico molto molto interessante, quindi insomma, se vogliamo fare riferimento, Luigi, lo facciamo, dalle mani a tutto il resto, il tuo percorso a Roma e tutti gli incarichi ricevuti nel tempo. Non è necessario. A oggi però ti ritrovo consigliere comunale di minoranza, quindi d'opposizione al comune di Castignano. Sì. Sei tornato in politica a sposare dei progetti che comunque ti hanno sempre forse preso in prima persona, perché la politica tante volte si fa, è vero, per la poltrona, ma tante altre fortunatamente per una cosa che hai dentro, una cosa viscerale, eh? Beh, se vuoi qualcosa che sostenga quello che stai dicendo, è che qualche giorno fa ci hanno liquidato i primi 9 mesi con i rimborsi per i consiglieri comunali, sono 45 euro, quindi se non c'è la passione, voglio dire... No, perché i soldi non ci stanno, deve stare necessariamente qualcos'altro, guarda. Sì, sì, ma soprattutto perché... Io ho sempre pensato che chi si impegna direttamente in politica lo fa per dare un contributo al luogo in cui vive. Oggi Castignano è il comune nel quale io vivo e dopo 5 anni di permanenza lì, invitato, ho accettato insomma di mettermi a disposizione per cercare di fare qualcosa di utile per il bene comune. Ecco, il bene comune, la res pubblica, la cosa pubblica, cittadini, partecipate un po' tutti al bene pubblico, perché infischiarsene sicuramente non è la soluzione, no? Per far del bene al nostro territorio. Luigi Cava è risceso dunque in trincea, in questo caso d'opposizione, però che cosa sta succedendo? A Castignano c'è anche il problema di scarica, c'è il problema che si fa parecchia politica, probabilmente la politica dell'emergenza, si corre al riparo solo quando c'è la catastrofe, perché se no la prevenzione non si fa. Sì. E poi che cos'altro, Luigi? Ma insieme a questo c'è, diciamo, un livello di grande sfiducia da parte dei cittadini, perché a questo chiaramente non riguarda soltanto Castignano, ma è una questione, diciamo, in un ambito più nazionale. E c'è una sfiducia perché i cittadini troppo spesso in campagna elettorale si sentono promettere grandi cose, ma poi nella realtà, una volta che si insediano i governanti, ci sono le consuete delusioni. E questo è un caso un po', ad esempio, nello specifico dei cittadini di Riva Berarda in particolar modo, ma di Castignano in generale, perché in campagna elettorale hanno sentito parlare di un progetto parco dei Calanchi e dell'Ascensione che doveva valorizzare, tutelare l'ambiente e valorizzarlo, si parlava di percorsi naturalistici e tante belle cose legate alla natura. E al turismo magari. Ma certamente anche in chiave di una rinascita per uno sviluppo turistico, economico e chiaramente con una ricaduta anche proprio di effetti benefici sociali. E invece del parco dei Calanchi e dell'Ascensione si sono ritrovati a dibattere per l'insediamento di una discarica proprio sotto al naso, dove verranno abbancate 31.000 tonnellate di rifiuti solidi urbani di tutti i comuni della provincia. Quindi voglio dire, questo è un po' il livello di sfiducia poi del cittadino, aumenta per questa ragione. Noi in consiglio comunale, quando ma forse noi... scusa Luigi, prego. Forse la scelta della discarica è perché fa cassa?
Considera che 31.000 tonnellate per 95 euro a tonnellata, chiunque ha un telefonino o una calcolatrice fa 3 milioni di euro. Quindi in 6 mesi, stante a quello che ha detto chi ha deciso l'individuazione di questa discarica, ovvero il presidente della provincia Paolo De Rasmo. Quindi questi sono un po' i numeri. Ma al di là dei numeri e delle cifre, qui sono gli effetti devastanti e conseguenziali di certe scelte che non tengono conto del contesto ambientale. Noi stiamo parlando di un territorio che non ha più industrie, quella del tessile che è stata fiorente negli anni 80 e 90 è finita e quindi nasce forte l'esigenza di rilanciare l'economia e quindi l'occupazione con dei progetti legati al patrimonio ambientale. Qui stiamo parlando di un territorio che è un territorio calanchifero molto particolare, unico in Italia, con dei percorsi naturalistici davvero interessanti. E con la presenza di questa discarica che si aggiunge ad altri insediamenti, diciamo con effetti di immagine negativa che ci sono stati negli ultimi 20 anni, penso alle antenne sul Monte dell'Ascensione, penso ad una discarica di rifiuti pericolosi tossico-nocivi che pure c'è stata, di rifiuti pericolosi che vengono ancora abbancati, insomma, va a distruggere Beh, proprio l'ambiente chiaro, sul quale sì, bisognerebbe invece investire puntare per un diversamente. rilancio. Sì. Va bene, ci sono tante altre cose su cui puntare, ne parleremo fra poco su R9 con Luigi Cava. Italia, mezzogiorno, allora ci siamo chiaramente con Luigi Cava per continuare questa chiacchiera, consigliere d'opposizione al comune di Castignano, un comune che in questo momento sta, ahimè, fortemente notando la delusione dei cittadini perché, come sempre succede, o direi spesso accade, le troppe chiacchiere in campagna elettorale vengono disattese poi durante invece il ruolo di amministratore o amministratori, no? Quindi il problema è sempre lo stesso, no? Oh, non si cambia, non siamo mai cambiati a Ma questo punto di vista. in realtà è giusto dire che adesso, in riferimento alla discarica della quale abbiamo parlato, non c'è una responsabilità specifica del sindaco e dell'amministrazione, perché questa è una decisione che è stata presa dal presidente della provincia con un decreto Sì. presidenziale del 29 gennaio. È presente la Noi, provincia che l'avete. sì, c'è stato anche un incontro pubblico, in Esatto. questo incontro pubblico. Diciamo, lui ha preso l'impegno Sì. di non prorogare questa discarica alla sua scadenza dei 6 mesi che cadranno proprio il giorno 4 di agosto. In particolar modo, noi abbiamo anche sostenuto in consiglio comunale questa cosa cercando di impegnarlo ancora di più. Infatti abbiamo presentato una mozione come minoranza, che è stata presentata in consiglio comunale ed approvata da tutti i consiglieri, quindi all'unanimità è passata, proprio per dare per impegnare il presidente della provincia a trovare una soluzione alternativa entro il 31 marzo, quindi avremo la scadenza A breve, a brevissimo, 4 giorni. perché altrimenti c'è il rischio che si dica che tra 6 mesi non verrà prorogata, ma se poi non vengono indicate le alternative, ci si ritroverà un'altra volta con quella politica, con quello stato di emergenza e magari ci metterà di nuovo di fronte al fatto compiuto. Perché vale la pena sottolineare che questa notizia è stata data ai cittadini mediante un articolo pubblicato su un giornale locale. Quindi questo è divenuto un po' il livello di rapporto tra le istituzioni e il cittadino. Io, in un'assemblea pubblica molto nutrita, molto partecipata, facevo proprio questo esempio che mi sembra emblematico. 150 anni fa, a Ripa Berarda veniva sottratta la municipalità, era comune e gli è stata tolta. Però, prima di promulgare il Regio Decreto, il re di allora, Vittorio Emanuele II, attese che ci fosse un'assemblea pubblica, un consiglio comunale che discutesse questa cosa. Certo, Invece, a 150 anni di distanza, distanza. nonostante si parli di partecipazione, di Sì, trasparenza, esatto. di democrazia partecipata,
ci ritroviamo a vedere una decisione così importante leggendola su un articolo di giornale. Quindi a cose quasi fatte praticamente. E a proposito di questo, noi nell'ultimo consiglio comunale di 3 giorni fa abbiamo previsto anche abbiamo presentato la registrazione dei consigli comunali con la pubblicazione in streaming. Perché i cittadini possono seguire anche da casa, ecco, tutto, è un modo di tutto quello che viene fatto. E la maggioranza non si è presentata. Ah, ecco, infatti è stato disertato un po'. È stato disertato il Consiglio Comunale, l'avrete letto anche sui giornali, sì, dove si discuteva questa importante proposta, sì, che dà la possibilità di essere maggiormente informato al cittadino, ma anche altre, tipo il fatto che i cittadini di Castignano stanno pagando la raccolta differenziata molto più di quello che dovrebbero per dei calcoli assurdi che non tengono conto dell'effettiva percentuale di raccolta differenziata prodotta, ma di una media fatta insieme ad altri comuni che appartengono alla comunità montana. Quindi beh, noi volevamo in cielo in terra, nel senso io pago a seconda di quello che è la mia. Noi abbiamo calcolato e avremmo potuto spiegare in consiglio comunale, sì, se ci fosse stata la maggioranza presente, quanto di più stiano pagando i cittadini di Castignano. Quando ci sono, ma forse hanno disertato proprio per questo, per non alzare. O per questo, o perché ci sono delle cose che non possono non essere votate. Solo che magari a loro dà fastidio che l'abbiamo presentata in noi della minoranza, ma questa iniziativa è stata obbligatoria. Scusami Antonella, ma questo ci tengo a dirlo, perché nei consigli comunali, nei primi consigli comunali organizzati dall'attuale maggioranza, sì, si è discusso in un consiglio comunale di un regolamento per la custodia degli animali, sì, meritevole di attenzione, ma ci sono anche argomenti più importanti. La certificazione comunale dei prodotti tipici, sì, che è una cosa sulla quale c'è della. È un consiglio comunale addirittura dove sostanzialmente si doveva discutere dei rimborsi per le spese di rappresentanza degli amministratori, quindi il caffè, il cappuccino, l'aperitivo. Allora noi ci siamo presi la responsabilità di fare un'azione dinamica e abbiamo presentato un consiglio, abbiamo fatto richiesta di un consiglio straordinario sugli appalti per i lavori di somma urgenza per la rupe di Castignano e per quella di Riva Perarda, tant'è che proprio in quei giorni, dopo anni che si attendeva, sono stati appaltati. Abbiamo fatto una discussione sulla discarica e una mozione per superare la logica dell'emergenza e nell'ultimo consiglio comunale si trattava della registrazione audiovisiva dei consigli comunali con pubblicazione in streaming e del ricalcolo della raccolta differenziale. Perché, insomma, non sta stato. Insieme alla richiesta di costituzione di una commissione speciale che è prevista dallo statuto e dal regolamento proprio per affrontare problematiche importanti come questa. Certo, poi insomma una minoranza che lavora alacramente, si fa sentire, il nostro meglio. Un ruolo attivo di questa minoranza, sì, quasi quasi. Va bene, insomma un sacco di cose comunque da dover dire, ecco, sì, vedevo anche la situazione strade che è disastrosa, sì, un pochino dappertutto, sì, abbiamo una situazione davvero tragica, ma non solo nelle Marche, ma anche in Abruzzo, ma anche in altri posti, sì, d'Italia. Sì. Insomma, ma anche su lì questo davvero dovremmo parlare. Sì, ma parleremo poco perché abbiamo poco tempo, suppongo, ma la situazione strade è un altro di quei punti nei quali si riscontra il rapporto tra causa ed effetto. Ed effetto. Perché oggi noi stiamo pagando questa situazione tragica in molte strade della provincia perché è mancata completamente la manutenzione preventiva, sì, sì, è mancato completamente il monitoraggio del territorio, è mancato completamente una politica di pianificazione degli interventi. Si interviene soltanto quando è crollata la strada e spesso su quel punto ci si torna fino a 7-8 volte nello stesso punto. A proposito di questo, io voglio dire che mi sembra abbastanza ridicolo quando l'attuale amministrazione di Castignano a guida del sindaco Polini parli di una mancanza di controllo e di monitoraggio del territorio, perché lui insieme all'attuale vice sindaco facevano parte
della precedente amministrazione, da 10 anni coprono il ruolo di assessore e vice sindaco, e in particolar modo il vice sindaco da 10 anni ha la delega per il monitoraggio del territorio. E quindi, se qualcuno contesta, contesta se stesso. Ecco, questo è un po' quello che cerchiamo di far capire. Va bene, io spero, Luigi Cava, tu possa tornare a trovarmi, perché ci sono tanti altri argomenti da prendere in considerazione, sia per il comune di Castignano, sia anche per l'attività del pugilato. Sì, vabbè. Però mi piacerebbe, insomma, che tu tornassi. Io ringrazio moltissimo te e Radio R9, che è una radio che di prepotenza sta prendendo piede in questo territorio, e volevo soltanto aggiungere che comunque un weekend a Castignano e per fare delle passeggiate nei percorsi di Castignano, che veramente sono magici, come magica l'argilla e i calanchi, una terra viva che si muove, si rigonfia con le piogge e si risecca in estate, è un weekend veramente ben speso. Bene, allora facciamo uno di questi prossimi weekend a passeggio tra le vie e la natura di Castignano. Vi aspettiamo. Grazie Luigi Cava, ti lascio la tua giornata, buon weekend. Grazie a voi. E fra qualche giorno ci ritroviamo qui su R9, va benissimo. Bene? Arrivederci, grazie.